Dunque, abbiamo detto, l'altra volta abbiamo introdotto i transistori bipolari, adesso vediamo come funzionano, d'accordo? Quindi cominciamo a parlare di transistori bipolari a giunzione. Questo è un primo tipo di transistori. Se vi ricordate, avevamo citato il fatto che si comportano come un generatore di corrente controllato da corrente, e in inglese si chiamano bipolar junction transistor, quindi traduzione letterale. E vanno con la sigla di BJT. Transistor. Allora, vediamo come è fatto lo schema. In pratica, un transistore bipolare è fatto da due giunzioni vicine, quindi sono tre regioni con drogaggi leggermente differenti. Per esempio, una regione drogata N, una regione drogata P e un'altra regione drogata N. Per esempio c'è questa N, questa qua P, questa qua ancora N. Le tre regioni sono contattate separatamente, 1, 2 e 3. E hanno tre nomi diversi che corrispondono ai tre contatti. Quello centrale si chiama base, in inglese base, che si scrive nello stesso modo e si indica con la lettera B. Poi uno dei due si indica con la lettera E e si chiama in italiano emettitore. In inglese emitter, che è la traduzione letterale, e invece l'altro terminale si chiama collettore. In italiano e in inglese collector e si indica con la lettera C. Questo qui si chiama transistore bipolare a giunzione, cioè BJT di tipo NPN. Questo NPN sta a significare la sequenza delle regioni, NPN. Ha anche un simbolo che è questo qua. Questo è il simbolo del transistore bipolare a giunzione di tipo NPN, dove questa è la base, questo è l'emettitore, scusate, ho sbagliato, quello sotto è l'emettitore e quello sopra è il collettore. D'accordo? Beh, vi anticipo già più o meno quello che succederà, la base sarà l'elettrodo di controllo. E avremo che la corrente nella base controlla la corrente tra il collettore e l'emettitore. Questo è il meccanismo di generatore di corrente controllato da corrente. Si potrà schematizzare il transistore come un generatore di corrente tra collettore e emettitore controllato dalla corrente di base. Poi, insomma, sarà più chiaro tra un attimo. Chiaramente, giusto piccola parentesi, per fare due giunzioni affiancate come queste, vedete NP e PN, si può anche fare un'altra soluzione che è quella di avere le zone di tipo inverso, quindi fare una zona P, poi una zona N, poi un'altra zona P. Viene sempre un transistore bipolare a giunzione, quindi per esempio questo è l'emettitore, questa qui è
la base e questo qui il collettore, dove però l'emettitore è di tipo P, la base è di tipo N e il collettore di nuovo è di tipo P. Abbiamo di nuovo due giunzioni vicine. Beh, in questo caso si dice che abbiamo un bipolare, un BJT di tipo PNP. E il simbolo è leggermente diverso, ve lo faccio vedere. In pratica la freccia è nella direzione opposta. Nell'NPN la freccia va dalla base all'emettitore, nel PNP va dall'emettitore alla base. Quella freccia che cosa rappresenta? Rappresenta il senso, no? Della giunzione base-emettitore. Come la freccettina che c'è nel simbolo del diodo ha lo stesso significato, indica la direzione della corrente nella giunzione base-emettitore. Essendo una giunzione PN, la corrente va da P ad N, quindi da base a emettitore nell'NPN. Nel PNP va da emettitore a base. La freccia sta sempre vicino all'emettitore, mai vicino al collettore. Allora, vediamo il funzionamento. Allora, immaginiamo di avere queste tre regioni affiancate. Ora, la caratteristica principale è che, quindi faccio solo il tratto in basso per lasciarmi un po' di spazio, è che la base è una regione molto piccola. Se così non fosse, uno potrebbe fare un ragionamento abbastanza, come dire, intuitivo, che però sarebbe scorretto, cioè potrebbe dire: guardate, questa è la base, tra base e emettitore c'è una giunzione PN, quindi la rappresento con un diodo orientato in questo modo. Va bene? Questa è la base, tra base e collettore c'è un'altra giunzione PN, quindi la rappresento con un altro diodo orientato in questo modo. Va bene? Quindi a questo punto potrei dire, guardate, il transistore bipolare si comporta come due diodi contrapposti, pari pari. Va bene? In realtà non è così. Non si comporta così il transistore. E c'è un motivo importante, e il motivo è che la base è corta. Quindi questo è, no, non si comporta così, perché la base è corta. Cosa vuol dire corta? Vuol dire che se questa qua è la lunghezza della base, chiamiamola LB, LB è molto più piccola della lunghezza di diffusione dei portatori minoritari. Allora, qui c'è bisogno di ricordare un attimo una cosa che ho detto un po' di tempo fa. La settimana scorsa, non così tanto tempo fa, ma insomma, vi ricordate cosa abbiamo detto? In una giunzione PN, i portatori minoritari vengono iniettati, poi diffondono un po'
fino a ricombinare. A quel punto spariscono. La distanza media durante la quale diffondono prima di ricombinare si chiama lunghezza di diffusione. D'accordo? Quindi, perché è importante in questo caso? Perché se la lunghezza di base fosse molto più grande della lunghezza di diffusione, avrei che tutti gli elettroni, ad esempio, iniettati dall'emettitore dentro la base, diffonderebbero e ricombinerebbero nella base prima di arrivare vicini al collettore e quindi avrei un comportamento normale da diodo. Se invece la base è molto corta rispetto alla lunghezza di diffusione, cosa succede? Succede che gli elettroni iniettati dall'emettitore entrano nella base e diffondono fino ad arrivare direttamente al collettore, prima di ricombinare. E questo dà luogo all'effetto transistore. Ok? Vediamolo un pochino più in dettaglio. Immaginiamo questa situazione. Immaginiamo di avere il transistore messo così. Quindi NPN e polarizzato in questo modo. Questa è la base. Mettiamo una tensione positiva tra base ed emettitore. Quindi polarizziamo la giunzione base-emettitore direttamente. Va bene? E poi VBE è la tensione tra base e emettitore. VB-VE. Va bene. E poi polarizziamo la tensione base-collettore in modo che il collettore sia a tensione più alta della base, cioè la VBC, la tensione tra base e collettore, la prendiamo negativa. Quindi, questa situazione che cosa vuol dire? Che se io vado a disegnare la regione svuotamento, per esempio la indico in rosso, tra base e emettitore è una barriera bassa perché passano gli elettroni e quindi è una zona di svuotamento molto piccola. Tra invece base e collettore la giunzione è polarizzata inversamente e quindi ha una zona di svuotamento molto ampia. Quindi, allora, questa situazione si chiama polarizzazione in zona attiva diretta. Quindi ve lo segno qua sopra, polarizzazione in zona attiva diretta. Che vuol dire? VBE, anzi lo dico, sì, cioè per un NPN che è questo, questo è un NPN. Ok. Vuol dire giunzione base emettitore. Direi in polarizzata in diretta e poi quindi VBE maggiore di 0, lo scriviamo da qualche parte, VBE maggiore di 0, questo è vero se il transistore è NPN e invece giunzione base collettore polarizzata in inversa. Quindi in questo caso VBC minore di 0. Allora, proviamo a rappresentare l'andamento della energia del potenziale. Abbiamo detto, anzi, facciamo l'energia potenziale per gli elettroni. Quindi c'è una bassa barriera tra emettitore e
una barriera bassa tra emettitore e base, perché la polarizzazione è diretta. Tra base e collettore, siccome la polarizzazione è inversa, c'è una barriera alta. Quindi questo è l'emettitore, questa è la base, questo è il collettore. Bene, questo è l'andamento della... Questa è energia potenziale per gli elettroni. Energia potenziale per gli elettroni. Allora, guardate cosa succede. Gli elettroni, ops, che cosa fanno? Il disegno in rosso. Vengono, si trovano a essere qua nell'emettitore e fanno questa operazione. Vengono iniettati nella base, diffondono nella base e prima di ricombinare vanno a finire direttamente nel collettore. Quindi direttamente attraversano tutto il transistore, dall'emettitore fino al collettore. Questo è l'aspetto importante e questo è quello che fa funzionare il transistore. Vedete, non ha una corrente tra base e emettitore, la corrente va tutta tra emettitore e collettore. Il verso della corrente chiaramente sarà opposto a quello dello spostamento degli elettroni, però sarà sempre tra emettitore e collettore. Le lacune che sono in base cosa fanno? Si trovano a questa parte, chiaramente vedono un'energia potenziale opposta, vedono una barriera troppo grande verso il collettore, quindi non ci vanno verso il collettore, però vedono una barriera piccola verso l'emettitore e diffondono verso l'emettitore. Quindi abbiamo una corrente di lacune tra base e emettitore e abbiamo una corrente di elettroni che praticamente va tutta da emettitore al collettore e soltanto una piccola parte ricombina nella base. Quindi l'effetto complessivo è quello di avere una corrente che va in questa direzione. Quindi le cariche, la corrente segue il verso delle cariche positive oppure il verso opposto a quello delle cariche negative. Quindi se guardate bene, la corrente di base che passa dall'elettrodo di base è molto piccola, è praticamente fatta soltanto dalla corrente di lacune e un pochino dalla ricombinazione. E per il grosso della corrente passa da emettitore a collettore, anche perché di solito si usa l'accorgimento di rendere l'emettitore molto drogato, in modo che ci siano tanti elettroni nell'emettitore e l'emettitore inietti tanti elettroni in base. Quindi nella tecnica di realizzazione si fa in modo che la corrente preponderante sia quella di elettroni. Vediamo un pochino meglio ancora i flussi di carica. Riprendiamo. Questo è polarizzato in zona attiva diretta, quindi polarizzato, polarizzazione, zona attiva diretta. Prima ve l'ho definito, vero? Cosa vuol dire zona attiva diretta? L'ho chiamata zona attiva diretta, sì, stessa cosa. Allora, abbiamo due componenti, c'è una componente di elettroni che vengono dall'emettitore e vanno fino al collettore, ed è questa, è la componente più importante. Parte di questi ricombina nella base, va bene? Questi sono elettroni.
Questi sono gli elettroni che ricombinano. Il grosso però arriva fino in fondo. Allora, poi in aggiunta a questa, dunque facciamo il limite, rappresentiamo una lineetta per le due giunzioni. Ok, in aggiunta a questa, questo è azzurro, lo facciamo un po' più spesso. Abbiamo le lacune. Le lacune passano da qua a là perché hanno una barriera piccola, quindi queste sono lacune. Poi ce ne sono, quindi queste vengono dal contatto di base. Poi ce ne sono alcune che vengono usate perché quando si ricombina sparisce anche una lacuna e va rimpiazzata. Quindi queste sono quelle che ricombinano. E queste sono le lacune che vengono iniettate dall'altra parte. Invece non c'è diffusione perché la barriera è molto alta. L'unica cosa che c'è è una cosa molto piccola e trascurabile dovuta alla corrente di saturazione inversa, perché la giunzione base-emettitore è polarizzata inversamente. Base-collettore è polarizzata inversamente, quindi ci saranno un po' di elettroni qui che vengono spinti verso il collettore, i pochi elettroni in base vengono spinti verso il collettore, ma è completamente trascurabile questa componente rispetto a quella maggiore. E poi c'è anche una componente delle poche lacune che si trovano in zone collettore che vengono spinte verso la base perché vedono il campo che le accelera. Ok, questi sono i flussi, ho disegnati un po' più spessi per far vedere quali sono quelli più importanti. Chiaramente nel transistore NPN il flusso principale è quello di elettroni che vanno dall'emettitore al collettore. La corrente di base è una corrente piccolina ed è perché c'è soltanto la parte di ricombinazione più la parte di lacune, che in realtà è preponderante, e che però è abbastanza piccola perché la base viene fatta meno drogata rispetto all'emettitore. Ok? Allora. Vedere come capire un po' più quantitativamente come funziona, è utile fare ricorso a un modello circuitale che praticamente fu inventato poco dopo l'invenzione del transistore, veramente subito dopo, per spiegare il funzionamento. Questo si chiama modello di Ebers-Moll ed è un modellino circuitale molto semplice che tiene conto, come dire, in modo un pochino più quantitativo di quello che abbiamo detto finora. Allora, si spiega molto facilmente. Il modello di Ebers-Moll dice questo: va bene, io ho tre terminali, la base, l'emettitore e il collettore. La cosa importante che posso dire è che ho due giunzioni PN, una tra base emettitore e una tra base e collettore. Questo ce l'ho. In aggiunta a questo, devo tener conto che c'è questo effetto per cui i portatori minoritari non ricombinano tutti dove sono, ma finiscono all'altro elettrodo. D'accordo? Quindi, per esempio, guardiamo la giunzione tra base e emettitore. Io ho un diodo qua, fatto così. Se il transistore è NPN, BJT, NPN, fatemelo scrivere, sto facendo tutti i conti per il transistore NPN. Quello è PNP, diciamo, consideriamolo come esercizio in realtà. Allora, qua dico, va bene, questo è il diodo di emettitore, la corrente la chiamo IED, che è funzione di VBE, la tensione ai capi del diodo.
Poi però mi ricordo che della corrente che passa tra base e emettitore, quindi il flusso di elettroni che viene iniettato dall'emettitore, in parte finisce al collettore e ne tengo conto con un generatore di corrente controllato da corrente che si chiama alfa FIED, dove questo alfa F è un numero per costruzione positivo e minore di 1 e nella pratica è una cosa tipo viene un numero che insomma, dipende dal tipo di transistore, nella pratica è molto più vicino a 1 che a è una cosa che va da 0,9 a 0,99, anche 995, molto vicino a 1. Che cosa vuol dire questo? Che della corrente che passa tra base e emettitore, una porzione quasi totale finisce al collettore. Se vale 1 ampere, tanto per mettere un numero, la corrente tra base e emettitore, vedete qui, allora io avrei 0,99 ampere, per esempio, tra base e collettore. Quindi dell'ampere che passa dall'emettitore, il 99% finisce al collettore e soltanto il restante 1% finisce alla base. Questo vuol dire con i generatori corrente controllati in corrente. Perché no, mi spiego, se qua passa alfa FIED vuol dire che al terminale di base passa 1 meno alfa F per IED, quindi una porzione proprio piccola della corrente totale. Di questo tiene conto di quello che abbiamo detto a parole, che il grosso della corrente tra base e emettitore finisce nel collettore poi. Ok? In aggiunta, ora facciamo l'altro ragionamento, abbiamo anche una giunzione tra base e collettore e anche di quello bisogna tener conto. Quindi c'è una giunzione tra base e collettore che è questa. Questa sarà attraversata da una corrente I. CD, dove quel C sta per collettore e D sta per diodo, una corrente del diodo di collettore. E di nuovo, quando passa una corrente da base e collettore, siccome la base è corta, cioè per tutte e due le direzioni di marcia, avrò lo stesso effetto di prima, cioè una componente grande, alfa R ICD, andrà direttamente all'emettitore. Questo è un aspetto che non avevamo considerato nel disegno di prima perché era polarizzata in inversa la giunzione base-collettore, quindi non passava corrente nel diodo. Però se voglio fare un modello generale devo mettere anche quella perché potrei polarizzarla al contrario. Allora, questa alfa R è un parametro che di nuovo per costruzione vale, deve essere compreso tra 0 e 1. E nella pratica si riesce a fare abbastanza più piccolo, quindi nella pratica questo è un numero che vale 0,4 0,6 per un motivo che magari vi spiego tra un attimo. E vabbè, ve lo posso spiegare anche al volo, perché il collettore è tipicamente molto meno drogato dell'emettitore, quindi la componente di elettroni iniettati dal collettore non è così preponderante rispetto a quella di lacune, quindi diciamo la parte che passa in base non è trascurabile. Questo è il modello di Ebersen-Moll, questo disegno qua. Quindi ci sono i due diodi che ci sono, quelli che sono le due giunzioni fisiche PN, più ci sono due generatori di corrente controllati da corrente che tengono conto di questo effetto dovuto alla base corta. Allora, chiaramente, poi questo è un circuito, quindi valgono le regole che conosciamo per un circuito. In particolare, se questa è la corrente di base, le prendiamo tutte col verso entrante. Questa è la corrente di emettitore, per esempio, e questa è la corrente di collettore. Chiaramente, se considero un insieme di taglio che mi prende tutto il transistore, devo avere che la somma delle tre correnti è nulla. Va bene? Quindi ho sicuramente questa espressione che vale la somma delle tre correnti.
IB più IE IC è uguale a 0. Poi l'altra cosa che posso scrivere è invece il modello di Ebersen-Moll in termini di equazioni. Chiaramente qui vedete, io posso scrivere che la corrente di emettitore è uguale a meno la corrente nel diodo più la corrente alfa RCD. Quindi IE, scrivo l'equazione di Kirchhoff al nodo di emettitore, quindi IE è uguale a meno IED, perché IED la prendo con questo segno, ICD la prenderò con questo segno, quello del diodo, più alfa R I, CD, e invece IC è uguale a meno ICD più alfa F IED. Ecco, IED e ICD in realtà dipendono dalle tensioni applicate. So analogamente che IED è la corrente capo di un diodo, corrente in un diodo, quindi sarà la corrente di saturazione del diodo, IES, per E alla VBE diviso VT meno 1 e ICD sarà uguale a ICS per E alla VBC diviso VT meno 1. Notate che il fattore di idealità l'ho considerato uguale a 1 perché nei diodi di un transistore tipicamente è 1. Quindi ve lo faccio notare, lo scrivo qui. Nota: nei diodi eta è uguale a 1. Questa è una cosa, vi ricordate, eta è quel numero che vale tra 1 e 2. Nelle giunzioni di un transistore bipolare, insomma, siccome la qualità della giunzione è particolarmente buona, il drogaggio abbastanza alto, viene molto vicino a 1, quindi per semplicità possiamo trascurarlo. Oh, vi vorrei far vedere questo. Quali sono i parametri che ci servono per definire completamente il modello? Facciamo un conto. Vedete, in pratica qui ho questo parametro. Si è spostato. Non so se lo riposiziono. No, lo cancello. Allora, quali sono i parametri che ho? Ho questo qua, IES e ICS, le due correnti di saturazione del diodo. Poi il resto, VT è noto perché so, vi ricordate quel numero, so che a temperatura ambiente a 300 Kelvin vale 26 millivolt, abbiamo già visto, quindi nota la temperatura, quella è noto. La tensione la fisso io, quindi la conosco, e mi manca da questa parte chiaramente alfa R e alfa F. Quindi sono quattro i parametri incogniti. Quindi il modello di Ebersen-Moll è un modello con quattro parametri. Modello con quattro parametri. IES, ICS, alfa R, alfa F. Non li abbiamo ancora definiti questi quattro parametri, ora tra un pochino, ecco, le correnti di saturazione inverse sono chiare, però in realtà e di questi sono chiare, le altre dobbiamo definirle, ci arriviamo oggi. Però tenete presente, ci sono quattro parametri, ma come vi faccio vedere tra un attimo, solo tre sono indipendenti. C'è una condizione che mette
i parametri in relazione tra di loro che non abbiamo ancora verificato, e ora ve la faccio vedere subito. Perché c'è un'altra equazione che lega questi quattro parametri, quindi in realtà quando ne ho fissati tre, il quarto viene automaticamente fissato. Allora, la condizione che ci manca è una condizione che si chiama di reciprocità. E da che cosa dipende? Dipende dal fatto che se, guardate il modello di Ebers-Moll, io devo far questo. Il ragionamento. Se l'emettitore e il collettore fossero messi alla stessa tensione, quindi fossero cortocircuitati, allora io che cosa avrei? Avrei che i due diodi di emettitore e di collettore sarebbero in parallelo e la corrente di base dovrebbe entrare e finire in un diodo e nell'altro diodo. Quindi dovrei trovarmi in una situazione ragionevolmente in cui la IB è uguale alla IED più la ICD, che a quel punto la corrente entra dalla base e finisce nel collettore e nell'emettitore. Se mi metto in quella circostanza, va bene. Se questa cosa è vera, allora la corrente dei due generatori deve essere, dei due generatori controllati deve essere identica perché alla base si deve annullare. D'accordo? Quindi da questo deriva la condizione di reciprocità. Vediamo se lo riscrivo in modo che sia più immediato. Dice questo, quindi se lo dico a voce, VBE è uguale a VBC, allora alfa F IED deve essere uguale ad alfa R ICD. A questo punto proviamo a scrivere questa equazione. Mi viene alfa F che moltiplica IES che moltiplica E alla VBE su VT meno 1. Questo è uguale ad alfa R per ICD che posso scrivere come ICS che moltiplica per E alla VBC su VT meno 1. Però, nella condizione di ipotesi, VBE è uguale a VBC. Quindi questo termine qui è uguale a questo. E quindi si ottiene quella che è la condizione di reciprocità. Cioè che alfa F per IES è uguale ad alfa R per ICS. Alfa F per IES è uguale ad alfa R per ICS. Questo vuol dire quindi che i parametri non sono tutti liberi. Ho fissati tre, il quarto è automaticamente fissato.
Allora, vediamo un pochino di fissare meglio il significato di questi parametri. I S e i CS sono chiari, sono decorrenti di saturazione inverse delle due giunzioni, quindi ne abbiamo già parlato abbondantemente. Che cosa significano esattamente alfa F e alfa R? Lo vediamo ora tra un attimo. Allora, significato di alfa F. Questo F, vedremo tra un attimo, sta per forward. Allora, dobbiamo metterci una condizione particolare per capirlo, quindi poniamo che sia VBC uguale a 0. Perché poniamo VBC uguale a 0? Perché se VBC è uguale a 0, per definizione la corrente del diodo di collettore è uguale a 0. VBC uguale a 0 vuol dire aver spento il diodo di collettore. Una situazione molto facile da calcolare, se ci mettiamo a guardare il modello di Ebers e Moll, abbiamo che questo è l'emettitore, questo è il diodo di emettitore. Questa è la base, questo è il diodo di collettore, questo qui è alfa F e D e questo qui è alfa R e ICD. Allora, ICD era E. ICS per E alla VBC su VT meno 1, se VBC è uguale a 0, ICD va a 0. Se ICD va a 0, che cosa succede? Che mi sparisce quindi questa corrente che va a 0, è come se non ci fosse questo, e ovviamente anche il generatore di corrente controllato ICD è attraversato da corrente nulla, quindi posso toglierlo, è come se fosse un circuito aperto. Allora, a questo punto le equazioni sono più semplici, mi diventano I con E, corrente di emettitore uguale a meno ID, e IC, che è questa corrente qui, questa è l'IC, questa è la I con E, le prendiamo entranti come verso per non starci a pensare tutte le volte. IC è uguale a alfa F per ID. Quindi in questa circostanza è abbastanza chiaro il significato di alfa F. Vedete perché? Per definizione, quindi a questo punto posso dire, guardate, alfa F è uguale al rapporto tra IC e IE preso col segno più. Vedete, perché se faccio questo rapporto viene col modulo esattamente alfa F, quando nella circostanza in cui sono, cioè VBC uguale a 0. Quindi questo è il significato di alfa F. Bene, diventa in pratica una definizione per alfa F. È un significato che può essere usato per misurarlo, per determinarlo. Io prendo un transistore, mi metto nella circostanza VBC uguale a 0, misuro il rapporto tra corrente di emettitore e corrente di collettore e determino alfa F. Quindi può essere usato sia in modo operativo per misurarlo, sia come definizione. In inglese si chiama forward short circuit current gain quindi in italiano è guadagno. Il gain guadagno di corrente, current gain, diretto forward di cortocircuito, short circuit.
Questo è il significato di FF, questo è il nome, ma è il nome presente significato, perché è il guadagno di corrente, perché è il rapporto tra la corrente di collettore e la corrente di emettitore, considerando la corrente di emettitore quella di ingresso e quella di collettore di uscita, quindi è un guadagno di corrente diretto, perché il diode è polarizzato in diretta, ok, la base del collettore è polarizzata, cioè non polarizzata, l'altra è polarizzata direttamente, e poi è di cortocircuito perché la base e il collettore sono un cortocircuito. VBC uguale 0. Come vi dicevo, nei casi pratici è un numero molto vicino a 1, 09, 099, 0995, insomma, molto molto vicino a 1. In situazione perfettamente analoga si può definire alfa con R, e lo facciamo. Il significato di alfa R è esattamente lo stesso, cioè qua bisogna metterci in situazione in cui la base e l'emettitore sono in corto, quindi poniamo VBE uguale a 0, che vuol dire base emettitore in corto e quindi corrente del diodo di emettitore nulla. E a questo punto, vabbè, io rifaccio il disegno, ma insomma stavolta è esattamente lo stesso disegno di prima. Che cosa succede? Che questo è IED, questo è ICD, questo qui è alfa F IED, questo qui è alfa R ICD. Ora chiaramente in questa situazione è la so perché giù mi ha preso. In questa situazione prendo il rosso. Questa situazione IED è nullo, quindi alfa FED è a sua volta nullo, e quindi qui cosa mi trovo ad avere? Che IC, che lo prendo con questo verso, è uguale a meno ICD, e IE è uguale a alfa R per ICD. Quindi IE la prendo entrante in questa direzione. Quindi di nuovo a questo punto come definizione posso adottare alfa R è il rapporto tra IE e IC preso in modulo, quindi diventa una definizione quando VB è uguale a 0. E quindi alfa R diventa con lo stesso nome di alfa F, ma reverse, questa R sta per reverse, reverse short circuit. Current gain. Quindi il guadagno in italiano inverso corrente corto circuito.
questo nella pratica è un numero un po' più piccolo di 1, una cosa tipo 0,6, 0,5, 0,4, insomma, dipende un po' dalla circostanza. Ok, ci fermiamo qui e facciamo.